Buongiorno Orvieto, benvenuti all'edizione delle 8.30 del TG di Orvieto Life. Siamo tornati dopo la pausa del weekend e andiamo a vedere subito la rassegna stampa di oggi. Prima eccolo qui, abbiamo la Nazione, danni da lockdown, illusione rimborsi. I rimborsi sono arrivati, ma in alcuni casi molto a rilento, in qualche caso purtroppo anche tardi. E soprattutto non sono sufficienti per essere chiamati veramente rimborsi. Rimborsi significa che io perdo qualcosa e vengo rimborsato. In questo caso sono stato rimborsato di molto poco. Non io personalmente, parlo delle categorie. Ritorno in classe per oltre 7.600 alunni dalla prima media e ci sono ancora polemiche. Per quanto riguarda il caso che avevamo segnalato, che era stato segnalato dalla stampa del medico morto a Perugia, anche il medico del Papa per l'autopsia. E purtroppo ecco che il Covid torna a colpire, questa volta a Narni, uno sbandieratore muore a 40 anni a causa del coronavirus. Andiamo avanti, vediamo il messaggero dell'Umbria, eccoci qui. Super droga attraverso internet, così lo sballo tra ragazzini. Allora, cosa è successo qui? C'è stato un maxi sequestro di droga a Milano, a Linate. Questa droga veniva spedita in pacchi anonimi dall'estero, oltre al classico fumo, hashish e marijuana. Hanno trovato anche la droga dello stupro e anfetamine varie. Fra questi pacchi c'erano anche i nominativi di 106 umbri, insomma. Un'attenzione particolare, anche perché tramite posta si riescono a evitare ed eludere in qualche caso anche i controlli da parte dei genitori. L'epidemia rallenta sabato e domenica, i guariti sono il doppio dei positivi. Eccolo, anche qui c'è la notizia drammatica della morte per Covid di Simone, sbandieratore di 44 anni. E poi un qualcosa di più leggero, il Magico Pares, il mago di Foligno che ha vinto Tu sì che vales, talent televisivo. L'ultimo è il Corriere dell'Umbria, seconda ondata, 309 morti. Qui fa un calcolo, il Corriere dell'Umbria è diverso, dice quanti morti dalla seconda ondata c'è dal 1° di ottobre, in tutto 309 morti, calano i contagi ma non i ricoveri. La Sir Perugia, show a Vibo, vittoria è detta. Aiutiamo i negozianti, niente acquisti online. Questo è l'appello che fa il presidente di Confcommercio per il prossimo Natale. E siamo arrivati al Messaggero Nazionale, oggi un pochino più breve. Natale, centro a numero chiuso, intervista al uno dei responsabili del CTS Miozzo, inutile stabilire divieti se poi c'è calcare nelle vie dello shopping. E qui ci torneremo perché c'è stata qualche polemica anche qui. Le regioni resteranno blindate, via libera solo ai residenti, guida il tampone prima, quindi se chi vuole può andarsi a leggere. Sempre di indiscrezioni si parla. Questo di Luca Argentero, aiutiamo gli invisibili, la pandemia rallenta le donazioni. Ecco, questo è un altro aspetto di questa pandemia. Le donazioni vanno molto a rilento. Poi si comincia a parlare di ristori, spunto una sanatoria per le categorie più colpite dalla crisi. Ma veniamo in studio. Intanto vediamo le indiscrezioni, perché si ripeto, sempre di indiscrezioni si parla. Nuovo DPCM. Allora, intanto sembra che si stia orientando il governo verso un unico DPCM che valga da qui fino, insomma, dal 4 fino al 10 gennaio, e poi vedrete perché 10 gennaio. Allora, le indiscrezioni confermano che o dal 19 o dal 23 dicembre ci dovrebbe essere lo stop a prescindere dai viaggi fra regioni, quindi anche nel caso in cui tutta l'Italia fosse gialla, sarebbe rafforzata questa zona gialla dal fatto che non ci si può muovere fra regioni. Ci dovrebbero essere due deroghe, ma stanno discutendo. Su una no, che è il tornare sui luoghi di residenza, quello è permesso anche qui, anche ora.
e l'altra è per evitare che magari qualche anziano passi il Natale completamente da solo, permettere che almeno il parente o i parenti veramente stretti, diciamo i figli in particolare, possano tornare dai genitori, ma anche qui con delle limitazioni e, come avete visto, si parlava di tamponi, quindi in questo caso di tamponi rapidi. Allora, per quanto riguarda le scuole, invece, c'è chi spinge il ministro Azzolina per un ritorno in classe dal 14 dicembre, ma le regioni molto chiaramente hanno detto no, per il semplice motivo perché le regioni hanno il polso della situazione e sanno che tutto ciò che ruota intorno non è ancora pronto, e allora sta prendendo corpo definitivamente un ritorno a scuola per tutti dal 7 gennaio. Per quanto riguarda i negozi, shopping natalizio potrebbe essere assicurato con un allungamento degli orari di apertura fino alle 21 e conferma del cosiddetto coprifuoco a partire dalle 22 fino alle 5. Ci saranno tre cose fondamentali. La prima, tutto il comparto sciistico, compresi gli hotel di montagna, dovrebbero essere chiusi fino al 10 gennaio. Per evitare i cosiddetti furbetti dello sci, si sta pensando anche a una quarantena obbligatoria per chi va all'estero, in particolare in Austria e Svizzera, dove gli impianti sono aperti e saranno aperti, quindi un obbligo di quarantena al ritorno, il che significa 15 giorni in più di ferie da richiedere o da fare se si è imprenditori. E la terza cosa è 31 dicembre no alle feste all'aperto e al chiuso, e per rafforzare lo stare a casa il 25 e 26 dicembre stanno pensando di far chiudere bar e ristoranti in tutta Italia. Questa è un pochettino quello che sta prendendo corpo nel nuovo DPCM che dovrà essere varato necessariamente il 3 gennaio, con il 3 dicembre con validità dal 4. Per quanto riguarda il decreto ristori quater, slittano al 10 dicembre, quindi qualche giorno in più, le dichiarazioni e i pagamenti IRPEF e IRAP. Onestamente mi sembra un po' pochino. Per quanto riguarda rottamazione, saldo e stralcio con la maxi rate scadenza a dicembre, si dovrebbe essere confermato lo slittamento a marzo. Poi si sta pensando a 1000 euro di bonus una tantum per gli stagionali del turismo e 800 euro per i lavoratori e collaboratori del mondo dello sport. Per i debitori con il fisco che non hanno rispettato le scadenze di rottamazione e quant'altro, si sta pensando di richiedere una nuova rateizzazione e rottamazione entro il 2021. Chiudiamo questo perché abbiamo sentito molto, si leggono tante cose su internet, ma la verità dovrebbe essere questa: da qui al 7 gennaio c'è la grande sfida, che è la grande sfida per evitare la terza ondata, per avere feste in famiglia e poterle fare. Bisogna avere attenzione al rispetto delle regole, bisogna rispettare le esigenze del commercio, cercare di avere il più possibile una normalità ai tempi del Covid naturalmente, e essere certi che il 2021 sia effettivamente l'anno del ritorno alla normalità per le scuole. Come? Bisogna preparare gli ambienti esterni, per esempio per le scuole, trasporti, aule, personale negli istituti, perché senza questo si torna a scuola ma non si assicura la continuità, ma soprattutto basta poco, basta uno o due casi positivi per richiudere tutto. E a proposito, anche qui tante polemiche ho letto sulla regione Umbria, ancora arancione. Allora, basterebbe capire e far capire, questo sarebbe il ruolo soprattutto di chi deve decidere, come si leggono i numeri.
L'Umbria ancora arancione perché l'RT è 0,74. L'RT è solo uno dei 20 indici che vengono utilizzati. Ci hanno anche spiegato, e devo dire ce lo hanno spiegato, forse per colpa nostra, parlo dei giornalisti, non siamo stati capaci a comunicarlo bene, che in Regione Umbria ci sono ancora troppi decessi a fronte del numero dei positivi, ancora troppi ricoveri in terapia intensiva e soprattutto si guarda un numero che è di prospettiva. La popolazione umbra è per il 26% over 65, quindi sta a dire che il 26% della popolazione umbra è potenzialmente a rischio. A questa popolazione aggiungiamoci gli ipertesi, i diabetici, tutti gli immunodepressi, cioè tutte quelle categorie cosiddette fragili al coronavirus. Ecco che, siccome non c'è modo di assicurare la massima sicurezza, scusatemi sempre per i giochi di parole ogni tanto, è meglio la massima cautela. La chiusura delle scuole, questo è l'altro dato che deve essere tenuto presente, la chiusura delle scuole superiori e poi l'ulteriore ordinanza della Presidente Tesei della chiusura delle medie ha permesso una discesa repentina dei contagi nella fascia tra gli 11 e i 18 anni. Questo ha permesso, a distanza di una settimana, secondo le tabelle che hanno mostrato i responsabili del team epidemiologico della Regione dell'Umbria, questo ha permesso, dopo una settimana, anche l'appiattimento del livello dei nuovi positivi prima e la lenta discesa, come stiamo vedendo, poi anche nelle altre fasce d'età, quindi più in generale. Chiusura delle scuole e spinta dello smart working hanno permesso questa fase virtuosa. Non dobbiamo perdere questa occasione della fase virtuosa, ma dobbiamo anche pensare che bisogna assolutamente il prima possibile tornare, come si diceva prima, alla normalità ai tempi del Covid. La gente gira nel rispetto delle regole, perfetto, va benissimo. Ho letto di pienoni, non si poteva camminare. E allora io sabato sono uscito personalmente sul corso. C'era un po' di gente, ma si camminava veramente in maniera tranquilla. Non si faceva spintoni. Forse non ci ricordiamo com'è il corso quando è veramente pieno, quando c'è veramente tanta gente. C'è poi da dire che essendoci bar e ristoranti chiusi, aperitivi e quant'altro, non si potevano fare, quindi la gente era veramente tutta in giro, quella che era uscita. Ma devo dire la verità, nella gran parte, nel 99% dei casi, con il massimo rispetto delle regole, anche i negozianti nel 99% dei casi, nel massimo rispetto delle regole, ci sono sempre le pecore nere. C'è da dire che si sta chiedendo di aiutare l'impresa locale, e l'impresa locale la si aiuta solo andandoci, quindi è chiaro che bisogna uscire sempre nel rispetto delle regole, ci mancherebbe altro, ma anche queste regole devono essere chiare, poche e chiare. Per esempio, c'è successo e ce l'hanno segnalato: si chiede l'autocertificazione sempre tout court. No, nelle zone arancione l'autocertificazione basta andarla a leggere. Mi meraviglia che ogni tanto ci casca anche qualcuno che dovrebbe saperlo. Serve dalle ore 22 alle ore 5. Non serve dalle 5 alle 22 all'interno del proprio comune, perché non c'è da dare alcuna giustificazione. C'è da dare giustificazione, quindi serve l'autocertificazione se si va fuori comune o fuori regione. Lì sì che serve un'autocertificazione. E poi servono notizie certe sui vaccini, sulla loro distribuzione e sulla loro somministrazione. Tutto deve essere chiaro, semplice. Deve esserci univocità nei comportamenti e nelle regole. Non è possibile avere 20 regole diverse a seconda di dove si sta e poi all'interno delle regioni ogni comune con regole diverse. Univocità, facilità per farle rispettare. Le regole si rispettano quando sono semplici. Più si complicano, più è facile non rispettarle, permettere ai furbetti di non rispettarle, ma soprattutto
è anche facile punire in maniera indiscriminata alcune volte. E dunque, faccio un semplice esempio, qui si rispettano le regole, mascherine, attenzione, qualche persona in più sul corso, abbiamo parlato di assembramenti, a Napoli, in occasione della scomparsa di Maradona, un altro paese quello, no, è sempre Italia, ma non vale il divieto di assembramento lì, che è zona rossa tra l'altro, non vale il coprifuoco anche lì, eppure c'era di tutto di più in giro. Insomma, in medio stat virtus, siamo tutti uguali di fronte alla legge, ma la legge deve essere chiara, perché altrimenti è difficile farla capire. Vogliamo capire bene tutto. Poche regole ma chiare. Assembramento che significa? 2, 3, 4, 5, 10 persone, dove, in che luogo, come? Semplicità nelle regole. Perché la sfida vera è quella di arrivare, evitare la terza ondata, far tornare i nostri ragazzi a scuola e permettere un lento ma costante ritorno alla normalità che ci accompagni all'arrivo dei vaccini. Anche qui fateci capire come, dove e quando i vaccini verranno dati. Grazie a tutti, appuntamento oggi a stasera alle 18.30 con il TG della sera e, se volete, domani sempre con la rassegna stampa. Grazie a tutti, una buona giornata a tutti gli orbitanti.